Ascolta il tuo batterista come se fosse l'ultimo sulla terra. Ehi, Basswalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi ho voluto iniziare in questo modo un pochino più spumeggiante proprio perché l'argomento stesso secondo me lo richiede. Oggi parliamo del batterista, parliamo del nostro rapporto col batterista, spero che tu ne abbia uno nella tua band di fiducia o che ne abbia più di uno, ma assolutamente devono essere quegli elementi, deve essere quell'elemento della band con cui vai a legarti musicalmente parlando meglio, perché il basso e la batteria sappiamo tutti far parte della sezione ritmica di una band, di un'orchestra e quant'altro, e quindi è importantissimo andare a legarsi in un certo modo, avere rispetto, ma soprattutto oggi voglio darti dei consigli per quelli che secondo me sono i 6 punti fondamentali da seguire per appunto creare una sezione ritmica migliore possibile con il batterista. Quindi bando alle ciance, cominciamo subito con questo elenco. Allora, al primo punto ho messo questa cosa secondo me fondamentale, che può essere scontata ma non lo è, attenzione, ovvero ascolta il tuo batterista, ascoltare attentamente la batteria, e sottolineo questa parola attentamente perché un conto è sentire la batteria, un conto è ascoltarla. Io per ascoltare intendo che tu devi avere un'antenna tipo quella di Sky, la parabola che hai sul tetto, al posto dell'orecchio e posizionarla lì, ecco, quell'inclinazione, in quel punto preciso in cui c'è la batteria. Questa parabola dovrà captare principalmente, è ovvio, la gran cassa, quello immagino tu lo sappia già, perché se stiamo suonando una ballad piuttosto che altri pezzi in cui il basso la gran cassa fanno la stessa figura, è ovvio e normale che devo andare a sentirla al meglio possibile per poter capire se sono in piena sincronia. Ma attenzione, la cosa che invece un po' si sottovaluta ma invece è altrettanto importante, cerchiamo di ascoltare il Charleston, perché il Charleston, faccio caso, è l'unico elemento di quelli che suona il batterista che generalmente viene portato in modo costante dall'inizio alla fine del brano. Attenzione, sto molto molto generalizzando, poi è ovvio che varia la cosa a seconda del brano che stai per suonare, ma in linea di massima diciamo che il Charleston dovrebbe essere il pezzo del setup della batteria che esegue più o meno la stessa cosa dall'inizio alla fine, perlomeno di una sezione, di una strofa, di un ritornello, per poi cambiare. A volte il Charleston può essere sostituito dal ride, è presente quando il batterista apre la mano e suona su quel piatto gigantesco, ecco, in quel caso cosa va a fare? Va a tenere comunque un'altra ritmica costante. Se parliamo di brani rock, rock pop, spesso e volentieri il ride va a sostituire il Charleston sui ritornelli, proprio perché ha delle frequenze un pochino più acute, quindi va, come si dice, ad aprire, ovvero a creare appunto questa gamma di frequenze un po' più ampia che permette appunto l'esplosione classica del ritornello. Ecco, in ogni caso tu devi assolutamente stare attento a quello che fa, perché è il tuo metronomo in questo momento, quindi potrebbe essere che fai la stessa figura, il classico brano rock in cui lui suona gli ottavi sul Charleston e dobbiamo suonare gli ottavi nella nostra parte, ma potrebbe essere anche qualcosa di totalmente diverso. Se ci avviciniamo al funky, magari più che ottavi saranno sedicesimi o qualcosa di simile. Metterà degli accenti, metterà delle ghost note, perché anche i batteristi hanno delle ghost note, fatti spiegare dal tuo cosa sono, ma sicuramente farai caso a questa cosa quando comincerai ad ascoltarlo attentamente. Ecco, tutto questo per dire che prima di tutto tu devi andare ad ascoltare attentamente, cerca di isolare la parte che fa la batteria da tutto il resto della band, e se ti capita cerca magari qualche volta di fare delle prove tu e lui, tu e lei a seconda di quello che è, ma palle queste prove perché sono assolutamente importanti e aiutano a capire al meglio quello che lui o lei appunto sta facendo, e per te è fondamentale per suonarci sopra e suonare a tempo. E a proposito di tempo, punto numero 2, tieni sempre il suo stesso tempo. Ma che vuol dire devo andare fuori tempo? No, è qua che ti voglio, attenzione. Allora, potrebbe essere che il tuo batterista suoni a click. In certi generi, come nel pop, è fondamentale, ovviamente il click dà il tempo, gli permette di tenere sempre la stessa velocità, non perdere un colpo. Tu andando a suonare insieme a lui, se lo starai ascoltando come al punto 1, sarai perfettamente sul metronomo. Lui tiene quel tempo, tu cerca di tenere questo tempo. Potrebbe essere invece che magari vai a suonare del blues o comunque qualunque altra musica, diciamo un pochino più legato a un modo più gemmato, diciamo così, di suonare, quindi dove non c'è un click, dove si suona molto a sentimento. Non è sbagliato, tieni presente che tantissime band del passato hanno suonato in questo modo, e se vai a sentire i dischi ancora oggi sentiamo dei punti in cui si accelera o si rallenta, ma va bene così se era utile al pezzo. Non è pop, non è musica meccanica come quella del giorno d'oggi, quindi va benissimo così.
Quindi va benissimo così. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è che se lui accelera, tu non puoi rallentare. Se lui accelera di 2 bpm, tu non puoi accelerare di 4 bpm. Come faccio? Mi riporto al punto 1 e lo ascolto. Cerco di suonare come se fosse il mio trascinatore. Ecco, questo è molto importante. Fai in modo che il tuo batterista ti apprezzi, tu imparerai ad apprezzare lui e, attenzione, imparerai a conoscerlo, perché queste cose fanno parte dello stile di un musicista o di come lui si pone nei confronti di un certo brano, di un certo stile, di un certo genere. Se riusciamo a farlo insieme, chiaramente guadagniamo tanti tanti punti come sezione ritmica e di conseguenza come band. Continuiamo, punto numero 3, ci metterei assolutamente le dinamiche, il rispetto delle dinamiche, l'ascolto quindi delle dinamiche che tiene il tuo batterista. La dinamica fondamentalmente, per stringere, è suonare piano, suonare forte, semplicemente quello. Quindi attenzione, perché i batteristi un pochino più bravi, secondo me, diciamo, sono quelli che magari sulla strofa suonano leggermente più piano rispetto a quanto suonano sul ritornello. Sono quelli che, se il chitarrista in un solo blues comincia con una dinamica più leggera per poi andare a pestare come un matto, li seguono. Noi seguiamo lui o facciamo in modo di farci seguire, perché attenzione, potrebbe anche essere che siamo noi, tra virgolette, in un certo punto i protagonisti. Quindi è magari il batterista che ci segue. Il batterista bravo è quello che segue te, il bassista bravo è quello che segue il batterista. L'importante è, come nel caso della velocità, fare la stessa cosa. Tu immagina che la band sia il televisore e tu devi avere in mano la manopola del volume, quindi alzare o abbassare. Tutto insieme, basso e batteria, devono lavorare sempre nello stesso modo. Potremmo dare gli accenti in quel momento, li dobbiamo dare entrambi, possiamo appunto diminuire, possiamo aumentare il volume, dobbiamo farlo insieme. Possiamo di punto in bianco sparire, cioè ovvero abbassare tantissimo il volume, oppure di punto in bianco pestare come dei dannati. Ecco, dobbiamo farlo insieme. Tu ascolta quello che fai lui, quindi ci ricolleghiamo al punto 1, che è sempre quello più importante a ascoltare, e cerca appunto di fare sempre le stesse cose. E a proposito di fare le stesse cose, attenzione, c'è un punto critico in cui molto spesso noi bassisti cadiamo, e confesso che anch'io per anni ci sono caduto e capita di tanto in tanto di avere la tendenza a fare quello errore, ovvero fare attenzione ai fill. Cosa vuol dire? La batteria, per come è fatta, per natura, va a inserire dei fill per, diciamo così, sottolineare magari una parte della struttura, dalla strofa al ritornello, magari dopo 8 misure della stessa strofa un po' monotono, dopo 16, a volte anche dopo 4, dipende. Comunque ci sono spesso dei fill di batteria. Ci sono magari brani in cui è più normale andare a inserirne in quantità veramente stratosferiche, piuttosto che brani in cui invece magari si va un pochino più dritti. Ecco, tornando ai diversi video che ho fatto parlando dei bassisti, se ti ricordi, quando ho parlato dei Cure, per esempio, dicevo che il batterista dei Cure è uno che tende a non farne tantissimi, ma sempre quello azzeccato nel punto giusto. Se invece andiamo a sentire magari un po' di rock anni 70, mi vengono in mente sicuramente i Deep Purple piuttosto che le Zeppelin, vai a farci caso, in molti brani, soprattutto nelle versioni live, i batteristi tendono a mettere filo ogni 3x2. Quindi molto dipende dal brano che sto suonando, dalla tipologia, dal genere, dall'arrangiamento stesso. L'importante è questa cosa. Qui voglio proprio insistere, perché, ripeto, è un punto dove molti sbagliano. Se il batterista sta facendo un fill alla fine di un giro, non devo farlo anch'io. Segnatela bene, non devo farlo anch'io. È normale, è naturale per noi bassisti voler inserire quel fill, quella frasettina, quella cosa, magari sulla scala, sull'arpeggio, in quel punto specifico, ma facciamo attenzione a non farlo nello stesso punto, o perlomeno c'è un caso in cui possiamo fare entrambi lo stesso fill nello stesso punto, appunto che sia lo stesso fill, un unisono. Lui fa quella figura ritmica, io faccio quella figura ritmica, ovviamente con le note che scelgo, che preferisco, ma deve essere calcolato, deve essere, tra virgolette, scritto a tavolino, perché deve essere un unisono, allora può funzionare. Ma se lui mette un fill 4/16 2/8 e noi facciamo 4/8 2/16, ovviamente ci sarà una dissincronia dal punto di vista ritmico che già farà schifo di per sé. In più, oltretutto, ci vado a suonare delle note, quindi capisci che la cosa potrebbe non stare molto bene, perché si creano troppe linee ritmiche sovrastanti e non va assolutamente bene. Quindi quali sono le soluzioni? 1. Parlare col batterista e dire: guarda, alla fine della strofa voglio fare un fill, quindi tu vai via dritto e al limite te lo accenterà col piatto, oppure se fai qualcosa di ritmicamente interessante magari ti andrà a
sempre quel piatto, magari a mettere, a sottolineare i passaggi fondamentali, oppure lo fate insieme, un unisono ritmico in tutto e per tutto, oppure glielo fai fare a lui e tu vai via dritto con il tuo giro. Queste sono le opzioni. E a tal proposito mi ricollego anche al punto 5, ovvero gli accenti. Che cos'è un accento? Fondamentalmente è quando il batterista ti va a mettere il piatto, ok? Immaginiamo il classico cambio d'accordi in levare, di cui ho già parlato in diversi video in cui parlavamo del modo di accompagnare brani rock. Può capitare che magari da un accordo all'altro io faccia questa cosa. Senti cosa ho fatto? Io praticamente... da questo re a questo do sono entrato in anticipo di un ottavo, quindi ho suonato sul levare, sull'ultimo levare della battuta, ok? Quando si fa questa cosa, spesso e volentieri, anzi sempre, il batterista ce la marca con il piatto. Ora, potrebbe essere anche vero il contrario, se stiamo arrangiando un brano, che sia nostro, che sia una rielaborazione di un brano fatto, comunque può essere che il batterista, per istinto, per natura, vada a mettere un piatto in levare. Se in quel punto c'è un cambio d'accordo, attenzione a non suonarlo in battere questo cambio d'accordo, perché sarebbe una cosa quasi fuori tempo, anzi ufficialmente fuori tempo, nel senso che comunque poi certo ti riprendi il tempo è quello, ma non è bello sentire ci pum, capisci? Devi essere in sincronia, quindi se lui mette un piatto in levare, mettilo anche tu. E questa cosa si può ovviamente riportare a tantissime situazioni. Potrebbe essere che ne suoni due, potrebbe essere che metta una serie di accenti in levare perché in quel modo gli gira così, o perché magari il brano è così, banalmente. Ecco, dobbiamo fare caso a fare queste cose. Tutto, attenzione, si ricollega sempre all'ascolto, perché se io lo ascolto la prima volta che provo il brano, la seconda volta me li aspetto. Se non le ho fatte la seconda volta vado a correggere. Se devo correggere io, magari quella cosa non c'è, lui l'ha messa e a te non piace, banalmente gli dici però magari è meglio che ne metti tutti in battere. Ecco, si può fare anche così, assolutamente. L'importante è parlarsi, attenzione, non è che ci dobbiamo scannare con i batteristi, ripeto, tutto deve essere funzionale alla band, quindi cerchiamo di andare d'accordo e di fare le stesse cose fondamentalmente. Bene, questi erano i 5 punti, 5 consigli fondamentali che volevo darti, che mi sentivo di darti, per appunto cercare di migliorare la tua sincronia, il tuo modo di suonare insieme al tuo batterista. Ce n'è un altro, l'ultimo, che in realtà ti ho già accennato al punto 1, ed è quello che sta alla base di tutto. Cercate il più possibile di provare insieme, tu e il tuo batterista. Ecco, questa cosa è fondamentale, raramente la si riesce a fare, mi rendo conto che per questione di tempo e per tantissimi altri motivi magari non è così semplice, ma sforzatevi di organizzare delle prove in cui siete basso e batteria, perché questa cosa vi aiuterà tantissimo ad ascoltarvi e a sentirvi bene. Potete prendere i pezzi e suonarli più lenti, potete prendere una sezione di un brano e suonarlo a 100 volte, solo basso e batteria. Chiaramente presume questa cosa che voi conosciate il brano a menadito, perché dovete suonarlo senza il riferimento degli assoli, senza il riferimento della voce e senza tutto quello che magari avete tirato giù ed è una cosa a cui dovete fare caso. Ecco, invece no, invece voi dovete arrivare con la vostra parte di basso precisa, bene in testa, dovete arrivare con il fatto che riuscite ad ascoltare solo il batterista, la batteria isolata, e cercare di stare a tempo e di curare tutti gli aspetti di cui sopra. Bene, questo era tutto, spero che questi consigli ti siano utili, spero che già da domani magari tu chiami il tuo batterista o la tua batterista e organizzerete delle prove insieme. Chiudo come al solito ricordandovi che se volete, se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi a questo canale, magari lasciare un bel like, un commento per farmi sapere anche come vi comportate, come vi trovate col vostro batterista, se l'avete, se ne avete più di uno, se avete un batterista di riferimento con cui vi siete praticamente sposati musicalmente. Scrivetemi tutto nei commenti e poi ne possiamo parlare tutti insieme. Per ogni altra cosa vi rimando al mio sito, dove, per chi non lo sapesse, trovate tutti i miei video corsi che ho pubblicato fino ad ora. Ne sto per pubblicare 2 nuovi di pacca già dalla settimana prossima, vi darò qualche anticipazione seria. Per il momento, se volete, potete andare a farvi un giro, davidemartini.com, oppure mi trovate, come sempre dico, su tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram, ma soprattutto, se vi va, venite a trovarmi a casa mia. Anche per oggi è tutto, ciao ciao!